Bene, ancora delle domande? Prima Maharaj diceva che Krishna era molto arrabbiato con Brahma perché aveva rapito i pastorelli e i vitelli. In questi giorni leggevo la storia di Bandiravana, sì, dove Radha e Krishna si sposano e la cerimonia è fatta da Brahma. Volevo sapere se Maharaj può dire qualcosa. Ise Gandharva Viva. Quello che ha chiesto, io already understand the question, Maharaj, non è stato, maybe for them. Pandir one means to understand. Allora Maharaj ha detto quello era un matrimonio Gandharva. Gandharva significa, sapete? Gandharva. Gandharva means only the couples knows about that. Che solo la coppia Gandharva, il fatto che si stavano sposando, solo loro due lo sapevano, Brahma neanche lo sapeva. Because in Goloka Vrindavan, perché in Goloka Vrindavan, they are couples. Loro sono una coppia. Radha and Krishna, they are married couple. In Goloka Vrindavan, Radha e Krishna sono una coppia sposata. Because one day Radhika is sitting. Perché un giorno Radhika stava seduta. And she was meditating for Krishna. E lei stava meditando su Krishna. And that time his brother came. E a quel tempo suo fratello stava arrivando. And she wants to talk something. E voleva parlare con lei. And he crushed. His brother crushed Saraman. That 100 years. You have to be in separation with this man who what you are thinking now. Hundred years. Allora Sridhama, fratello di Radharani, disse a Radharani, tu devi stare molto attento a sposarti con lui perché ci verranno molte vite prima che tu raggiungerai la salvezza. So Radhika running go back to Krishna. Allora Srimati Radharani lei corse verso Krishna. What to do and what this happened? Che? How I can live without you moment? Io non posso lasciarti neanche per un momento. He said, this is my questo è un mio lila, disse Krishna. I also want to suffer for you. Anch'io voglio soffrire per te. And we will increase more intense love in this that there will be very difficult circumstances to see and be, but we will only one goal that we, how we will see. Ci saranno molte problematiche, molti problemi, molte ostacoli, però alla fine entrambi noi vogliamo ricongiungerci in un modo o nell'altro. Because my and your personal life is very private, nobody knows. Perché la nostra, la mia, la tua, la nostra personalità è molto, molto privata e confidenziale. And what I want to do, that my everybody, my disciple knows about my personal exchange. E voglio far sì che tutti i miei devoti, i miei discepoli, vengano a conoscere a riguardo di questa relazione. Who wants to be a Sakhi, Gopi, Manjari or Kinkari, they will all know this pastime. Because without their help, we will not meet each other. E tutti quelli che diventeranno delle Sakhi, delle Gopi, Kinkari, servitrici, servitori, loro sapranno ciò che intercorre tra me e te. And they will whisper this. Pastime to others and others. E loro ripeteranno, divulgheranno questi passatempi a tutti. That's way their life can change, no other way. In questo modo la loro vita potrà cambiare, non c'è un altro modo. Any scripture you read is written all the time. Without listening pastime, you cannot be purified. Your lust will never go. È spiegato nelle scritture che material lust will not go.
And lust will, spiritual lust will never develop for Radha and Krishna. A meno che viene spiegato nelle scritture uno non sviluppi o ascolti regolarmente questi lira, questi divertimenti, questo amore spirituale non si risveglierà mai, viceversa si risveglierà, continuerà questa lussuria materiale. Like if you keep Old Testament and New Testament, you will never understand. Some confusion will create. Se you know the Vedic rule and regulation, Vedic mark is good, but when is the mango is not ripe? When is ripe? If you wait 1 week more, then it will, you have to throw this mango. Dobbiamo fare in modo che arriviamo a capire quando arriva questo momento che uno riesce a capire quando un mango è maturo. Questo mango, se è maturo, è tempo di raccoglierlo, ma se lo raccogliamo troppo tardi, quando è già troppo maturo, dobbiamo buttarlo via. Is it unripe stage of the mango and one is ripe stage of the mango? C'è uno stadio in cui il mango non è ancora maturo e poi c'è lo stadio quando il mango è diventato maturo. And the rasa is in the ripe stage of mango. E questi rasa saranno lo stadio del mango quando sarà completamente maturo. So what is the question? The question was about the marriage, vivaha, and Gandharva. So that way, Krishna made Gandharva things. Questo modo. Parakya bhav. Krishna, Mahaprabhu give mercy to go in the Parakya bhav, then you need there. If you sakya, husband, wife, why they need others? Say, noi ci limitiamo solo allo svatia rasa, il sentimento tra marito e moglie, e questo non sarà molto attraente. Per questo che Mahaprabhu, lui è venuto per promuovere il parakya rasa, il sentimento tra gli amanti. And why you're necessary? Why need sakhi gopis? No necessary. They need only two alone. Non c'è bisogno né di sakhi né di gopis, c'è bisogno solo di tra loro due. Is a Gandharva Viva. This was happening all past time, that how the all the associate of Radhika comes to help both of them. No Krishna Sakha is necessary there. Sakha no need there. C'è bisogno nello svatia rasa tra la relazione marito moglie tra Krishna, di gopi o di altre servitrici, solo nel parakya rasa, nella relazione di extraconiugale tra Krishna e Radharani e tutte le gopi, allora in quel caso c'è bisogno della presenza di loro, gopi, sakhi, eccetera, eccetera. Gopi, sakhi, not manjri, rupa, anuga. What is rupa, anuga? Gopi, sakhi, manjri, rupa, anuga. Rupa, anuga, rupa, manjri. Rupa, we are, rupa, we follow the line of Rupa Manjari. Noi seguiamo la linea di Rupa Manjari, Rupa Goswami. He wrote that verse Goga. Rupa Raghunath Pade Oibe Akuti Tabe Ami Bujbo Sai Jugala Priti. Rupa Raghunath, if I will not know the Avideha, identification of my spiritual consciousness and my goal of the life, then how I will understand this divine couple exchange of love? Why they come to help us? They come to help us because how to come out from the material lust to spiritual. Come sarà possibile comprendere questa relazione che c'è tra Radha e Krishna? A meno che anch'io non segua questa linea che è stata tracciata da Rupa Goswami, e questo non sarà possibile se non lo faremo. So there is connection. Only thing is one is very
15 high and one is a star. So soul and creation. Here is the bride and groom. Here is different. But things are the very similar. You have to be bride, means you have to be a female to see the Adi Purusha. Quindi questo mondo materiale c'è moglie e marito, e comunque se vogliamo entrare nel mondo spirituale dobbiamo anche sviluppare la natura femminile di moglie o viceversa, sakhi, bride means female and groom means adi purusha. Allora moglie significa servitrice e il marito è il purusha, il goditore. Right? Giusto? Many things. This is the progressive alphabet A. Many things. Questo non è la BC, è l'alfabeto, siamo arrivati alla ABCD e siamo alle E. Radhe, Radhe, Govinda. Dicendo a Maharaj, siccome che siamo in estate, le giornate durano più a lungo, non c'è problema andare avanti, credo, poi non so.